Grazie, buonasera. Per noi comunicare la sostenibilità è una questione di raccontare storie di chi fa effettivamente le cose in modo etico e soprattutto morale. Per quanto riguarda il discorso dello smart working, almeno noi in azienda l'abbiamo vissuto in tre fasi. Quella iniziale, che era un po' lo sbarrimento delle nostre risorse all'interno di un ufficio dove eravamo, diciamo, almeno più di 100 persone, che si sono trovate all'improvviso a non poter più uscire di casa, quindi non confrontandosi più quotidianamente come si faceva ogni giorno. Passando poi alla seconda fase, che è quella stata dopo un po' la fine del primo lockdown, a dire però effettivamente in casa si sta bene, quindi perché tornare a lavorare? Quindi la problematica è stata vissuta proprio lì, cercare di farli uscire di nuovo da casa. La terza fase è stata quella conclusiva di tutto il percorso, perché in automatico loro hanno sentito poi il bisogno di potersi di nuovo riconfrontare e ritornare al fattore umano, no? Al potersi confrontare tutti i giorni. Quindi siamo poi arrivati ad un compromesso, i famosi 3+2, addirittura chi decide di fare 3 giorni di smart e 2 di lavoro, al contrario, perché poi hanno bisogno. Quindi io penso che l'ideale sarebbe proprio trovare questo compromesso di struttura, di infrastruttura, che dia la possibilità di avere entrambe le cose, sia la parte tecnologicamente avanzata, quindi ben venga, mettere a disposizione delle proprie risorse tutto quello che puoi dare a disposizione a livello tecnologico, ma senza dimenticare che gli spazi di condivisione quotidiani, di confronto con altri esseri umani, è secondo me essenziale per poi ottenere anche il meglio grazie al confronto. Bene.